Buongiornissimo, sì. Buon natalissimo, sì. Buon capodannissimo. Certo. È arrivato quel momento dell'anno. È arrivato quel momento dell'anno in cui noi facciamo un recap, diciamo, sì, recap delle migliori azioni dell'anno. E voi non lo guardate? No, esatto, la maggior parte di voi non lo guarda. E quei pochi che lo guardano si chiedono: com'è possibile aver speso tutto questo tempo a guardare l'idiozia della settimana? È vero, perché scena, che so che tu sei molto affezionato alle mie scenette, cenone di Capodanno, sì, mangiate le lenticchie, sì, fatto un giro di tombolone, scopato no, perché non sareste qua a guardare l'idiozia della settimana, esatto, se aveste da scopare, siete lì che guardate l'anno che verrà con Amadeus, ma è un momento un po' di stanca, cosa fare per allietare la nonna, la zia, che sono sempre lì, i cuginetti? Esatto, piazzate in piedi, dite: voi forse non conoscete la rubrica meno vista in assoluto di moltissimi. Ve la racconto io, anzi ve la agevolo sul tablet. E questa è la puntata da fargli vedere. Esatto, perché raccogliamo le 5 idiozie, sì, più belle dell'anno, esatto, a secondo il nostro giudizio insindacabile. Non c'è stata nessuna votazione. Assolutamente nessuno. No. E partiamo dalle 4 finaliste. Bravo. Bravo, grazie. Sì. E poi arriveremo al vincitore, esatto, assoluto. Non c'è una classifica, ci sono finalisti e vincitori. Bravo. Allora, cominciamo da un caso clinico che è avvenuto a un 35enne di Southampton. Ah, di Southampton, esatto. Quindi nell'Inghilterra, quella con i soldi. Bravo. Che ha avuto un incidente col motorino. Capita un po' a tutti. Capita in ogni parte del mondo. Lui era il motorino per i cazzi suoi a Southampton, sì, magari stava andando dalla fidanzata, che ne sai. Quello che vuoi. E succede che lui dal motorino cada. Niente di grave per fortuna. No, ecco, rassicuriamo tutti. Sì. Cade però con un'inclinazione particolare. Esatto, che è ancora inspiegabile. Ancora inspiegabile. Prende praticamente una botta sul culo. Sì. Diciamo, cioè, una botta, cade col culo, cade però col sedere. Non proprio il culo, inteso nella zona morbida. Nella zona perineale, quindi esatto, tra l'ano e lo scroto, diciamo. Bravissimo. Sì. Un po' di una botta, una forte botta. Lui si alza, però, dice: vabbè, l'ho scappata bella. È andata bene anche stavolta. Risale sul motorino e parte. Parte via, Leo. Torna a casa. Dopo 9 giorni, però. Torna a casa, sì, e passano dei giorni. Sì. Lui, dopo appunto 9 giorni, si presenta all'ospedale, sì, perché questo incidente ha avuto una conseguenza. Esatto. Poi direte: avrà avuto una, che so, un ematoma che non rientrava, avrà avuto difficoltà a camminare, difficoltà respiratoria, attacchi di panico. No, caro Andrea, questo signore di Southampton, sì, si è presentato in ospedale perché lui, a seguito dell'incidente, sì, aveva un'erezione incontrollabile. No, un'erezione incontrollabile, però attenzione, Fabio, perché era un'erezione di quarto grado. Io ho scoperto che esiste una scala delle erezioni, sì, in cui il quarto grado è il cazzo più duro del mondo. Allora, dopo 9 giorni di cazzo durissimo, sempre a tutte le ore, diceva: ma sarà? Mi sembra strano. È andato a farsi vedere, è venuto fuori, caso clinico studiato dai più grandi urologi del mondo, che la botta aveva provocato un livido che in sostanza ha provocato questa inondazione, sì, di sangue al pene che non rientrava, e quindi aveva l'uccello sempre durissimo. A noi del caso clinico non interessa, ci interessa che lui per 9 giorni dopo l'incidente col motorino aveva il cazzo tutto durissimo. Tutto bene, ciò che finisce bene, perché ha fatto un'operazione. Sì. E dopo un po' di recupero adesso il pisello è normale. Bene, non ci spostiamo tanto dal discorso pisello, sì, perché parliamo di un caso giudiziario. Oh, bellissima anche questa. Siamo nell'Indiana, quindi negli Stati Uniti, uh-huh, e c'è un brutto caso, Andrea, di, sì, un uomo che, uh-huh, ha denunciato i suoi genitori. Oddio. Tu penserai, Andrea, li avrà denunziati magari per degli abusi che ha subito quando era giovane? Può essere, violenze domestiche. Violenze psicologiche. Anche, oppure per tante volte, sai, i rapporti familiari si degradano. Bravo, succede un po' di tutto. E questa storia parte un po' più da lontano, perché durante una crisi coniugale, come avviene dappertutto, il signor Charlie, bravo, eri pronto, il signor Charlie decide: vabbè, io torno da mamma e papà, sì, per un periodo, per un pochino. Sì. Si trova lì da mamma e papà, lì sta un po' qualche mesetto, ma 10 mesi mi pare. 10 mesi, sai, quando torni a casa, sei adulto, è un po' difficile starci, no? Alla fine, è vero, chiamavo anche i genitori. Se ne va a un certo punto. È vero, se ne va e poi torna, insomma, per riprendersi le sue cose dopo un po' di tempo. No, in realtà gliela porta ai genitori. Gliela porta ai genitori, sì, bravo, sì. Gli porta ai genitori e lui nota una gravissima mancanza. Allora, aspetta.
Allora, i vestiti ci sono tutti, bene. Sì, i libri, sì, ok. Forse Andrea azzardo dire i preziosi. Il padre un po' malandrino gli ha rubato, no, i preziosi. No, anche i preziosi, quel poco di oro che tenevo da parte. Opere d'arte inestimabili. Inestimabili, scusami, perdi una N. No, neanche quelle. Tutte le foto e memorabilia, c'erano tutti i ricordi. Dell'ex moglie, sì. I ricordi di una vita, c'erano tutti, mancava però... Forse la cosa più importante secondo me, mancava una collezione secondo me strepitosa, sterminata di pornografia del valore stimato di quasi 29.000 dollari composta da 400 VHS, sì, più di 1600 DVD, più di 160 CD e 70 sex toys. Cazzo. Cioè una voglia di pasticciarsi incredibile, sì, questo, sì. E cosa è successo a questa collezione straordinaria? È stata distrutta. No, è stata distrutta, no, dal padre di lui, no, che quando l'ha trovata ha detto che schifo, non esiste, che mio figlio, e ha detto che avrebbe fatto lo stesso anche se avesse trovato della cocaina o del crack. Esatto. Per lui la pornografia equivale alla droga. Però ovviamente al figlio, a Chris, non è andata al Charlie. li ha denunciati e lui chiede, oltre al valore della merce 29.000 euro, sopra anche vuole danni morali, esatto, e il costo che lui dovrebbe affrontare per riacquistare tutto. Quindi, siamo quindi sugli 80.000 dollari. 86.000 dollari, precisione. Ma secondo me ci sta. Ci sta. 86.000 dollari di pornazzi, no, ci sta. Quindi anche questa è un'idea che ci è rimasta nel cuore. Sì. Ma arriviamo invece a un caso clinico, in questo caso, cioè di una donna, sì, la signora Mary Magdalene. Me la ricordo. Che è una di quelle donne che si è sottoposta a 1000 interventi chirurgici. Sì, un po' troppo. Un po' troppo. Appena troppo, perché lei era anche una bellissima ragazza. Una bella figa, dire le cose come stanno. Esatto, lei ha iniziato l'attività, mi pare, di pole dancer, una cosa, sì, del genere. Sì, o spogliarellista. Spogliarellista, ha ragione, ha 17 anni, quindi molto presto. Non alluminare della chimica, dell'astrofisica. Bellissima ragazza, poi gli è partito un po' l'embolo e ha deciso di seguire quello stile delle forme di riplasmare con la chirurgia estetica che si chiama fake bimbo. Quindi quelle robe tutte gonfie, piene, sì, di silicone dappertutto, labbra, sì, tette, culo, tutto rifatto. A lei piaceva così tantissimo. Vabbè, va bene, beh, benissimo. A un certo punto questa signora Mary Magdalene subisce un intervento che, attenzione, la rischia quasi di portarsela via. Grande perdita di sangue, un decorso clinico complicatissimo. Sì. Guarda che questo ci sta ammazzando, ci sta sterminando. Tu dirai, caro Andrea, voi direte, sarà stato un intervento urgentissimo, sì, perché una complicazione relativa magari a tutte questo silicone che ha nel corpo. Un intervento sulla vita, magari a cuore aperto. Sì, può essere tutto, caro Andrea, ma invece no. Questa no. Signora Mary Magdalene, sì, ha subito un intervento scientemente, cioè lei l'ha voluto. Certo. Per fare cosa, caro Andrea? Per ottenere... Lei voleva avere un primato. Uno può diventare, voler diventare il più grande scienziato del mondo. Esatto. Può voler diventare. Voglio diventare il miglior avvocato. Miglior avvocato, presidente degli Stati Uniti, quello che vuoi. No. Lei voleva avere la più grassa vagina del mondo. E si è sottoposto ad un intervento chirurgico appunto per avere questa fattest vagina. Tra l'altro, custom designed. Perché esatto. Se non so come si possa disegnare. Una vagina, sarà con AutoCAD, non lo so. Quelle no, ma dico, cosa architetti. Può cambiare rispetto a una. Cioè, qual è la proprietà. Fatto sta che la personalizzazione della vagina. Bravo, si è sottoposta a questo intervento per avere questa vagina ciccionissima. Grassissima. E questo intervento le stava costando la vita. Però lei, che sta bene, sì, si è salvata, si è ripresa ed era contentissima della sua vagina, sì, ciccionissima. Sì. Esatto, dopo il decorso e il recupero è riuscita a ottenere questa vagina, la vagina più grassa del mondo. Se volete vederla... Sì. C'è il suo account Instagram che Fabio tu linkerai. Sì, io ho visto una foto, guardate quella dell'11 novembre. Ah, bravo! E si intravede la vagina, okay, più grassa. Posso confermare che è la vagina più grassa del mondo. Che tu hai mai visto? Esatto, bene, benissimo. Sì. E arriviamo alla quarta. Quindi intervento riuscito. Tutte tutti, bene, con... cioè... tutti contenti. Cioè, arriviamo bene alla quarta wannabe idiozia, sì, dell'anno, mm, che è molto recente, però è strepitosa. Sì. Perché parliamo di questi trend salutistici, sì, che invadono Instagram, invadono, sì, tutti, sì, i posti in cui non dovrebbero esserci cose legate alla salute, di gente che non ne sa nulla. Ma allora, medicine alternative sono una vita che, esatto, esistono. Da quando esiste l'uomo esistono le medicine alternative, ok? Sì.
ci sono quelle più o meno rispettabili, sì. Che ne so, agopuntura, medicina sì. olistica, sì. Quella di Buon, come si chiama? La, omeopatia. La stronzata, la più grande stronzata del mondo, l'omeopatia. Però vabbè, sì. le tolleriamo tutte più o meno. Ma, insomma, tolleriamo, va bene, facciamocene una ragione di sì. tutte. Però a un certo punto è arrivata questa signora, la signora Metaphysical Megan. Di cognome Metaphysical. Sì, che su, sul curriculum alla voce lavoro c'è Instagram Healer, cioè una curatrice di Instagram. O tramite Instagram forse? No, di Instagram. Di Instagram. Che ha, si è inventata questo metodo per sfruttare l'energia del sole per ricaricare il proprio corpo, il proprio organismo certo. per tutto il giorno certo. e in maniera molto rapida e accumulando un'energia pari a quella che accumuleresti, caro Andrea, sì. se tu stessi sotto il sole tutto il giorno. Mamma mia, ottimo, mamma benissimo. Mia, incredibile. Voi direte... Hai anche è un'energia pari come se tu ti riempissi di caffè, di sì, caffeina, sì. senza gli effetti collaterali però della quindi, caffeina. Cioè, è win, una situazione win-win, sì, sì, cioè sì, solo, ci cioè, sono solo cose positive. Solo da guadagnarci, solo da guadagnarci. Voi direte, sarà una posizione yoga particolare, sarà un intruglio fatto con... Ma una bomba di vitamine. Una bomba di vitamine tutte naturali, vegane crudiste. Sì. Sarà, che ne so, un chakra, una posizione, un chakra che tu sblocchi con delle particolari vitamine. No. Si tratta della tecnica del perineum sunning. Ah, capito. Che consiste nel mettersi... Scusa, per gli amici non anglofoni per gli amici non anglofoni assolazione del perineo che consiste nel mettersi sotto il sole completamente nudi certo. con le gambe divaricate trattenendosi proprio le gambe divaricate col proprio ano rivolto verso il sole per 5 minuti no, 30 secondi e questa insolazione del perineo vi garantisce un'energia strepitosa. Esatto, ci sono già le testimonianze di gente su Instagram che l'ha fatto e lo consiglia tantissimo. Poi ci sono, per carità, sì. quelle cose, come si chiama? I medici scienziati. Ah, sì. I medici laureati sì. in medicina. Che dicono che è una stronzata. Quelli che non vale più la pena seguire ovvio. Ormai nell'epoca di Instagram. Non hanno neanche Instagram. Sì. Che dicono che potrebbe... Che non la consigliano tantissimo. Uno, sì. perché non ha nessuna base scientifica. Sì. E due, perché potrebbe provocare il cancro della pelle. Ma chi cazzo se ne frega? Ma senza scomodare gli scienziati, che noi non capiamo, noi del popolino. Addirittura l'attore Josh Brolin su Twitter ha scritto che lui ha provato il perineum sunning e si è bruciato il buco del culo e lo sconsiglia a tutti. Quindi se lo dice Josh Brolin, fidiamoci. Ma arriviamo al momento del gioco. Ecco, partiamo con la grafica. Il premio eroe dell'anno. Abbiamo la grafica, sì. L'ha fatta un oziosissimo Alessio Pianesani, me l'ha fatta in 5 minuti, sì. ma sempre meglio di niente. Allora, arriviamo, siamo in Cina, non poteva mancare la Cina. Esatto, che ci ha regalato tanto e tantissimo. E tanto continuerà a regalarci. Siamo nella città di Liuzhou, sì. Liuzhou mm-hmm. E parliamo di un signore, il signore Tang. Mm-hmm. Che lui, parliamo di codice della strada. Codice della strada. Signor Tang solito girare con la moto. Sì. Sapete, in Cina si gira molto sì, con la bicicletta, con il risciò, con la motorina, con la motoretta. Un motorino, come se ne vedono tanti. Il signor Tang. Tang, bravo. Girava per i cazzi suoi. Gira che ti gira. È normale, poi, soprattutto in Cina, magari sì. dove c'è tanto traffico, che. Vieni fermato magari per un controllino dal brigadiere, no? Sì, un controllino ci vuole dalla polizia stradale cinese. Vede questo motorino, dice facciamo un controllo a campione. Esatto, esatto. Controllo a campione, fermiamo quello lì. Piacere, anzi salve, si prende. Signor Tang, favorisca per cortesia i documenti. Nessun problema. Nessun problema, signor Tang. Il signor Tang scende, estrae dal portafogli la patente col sì. suo, come si dice? La custodia normale, come una patente. La custodia precisa. Precisa, si parla della patente. Della patente che viene fornita con il documento. Quando il brigadiere, il signor brigadiere Zhang, apre la patente del signor Tang. Senza nessun sospetto, perché la custodia sì, era, sì. Non lasciava spazio a dubbi. Si accorge però che questa patente era contraffatta. Ah. Allora tu dirai, caro Andrea, sarà stato un bravissimo brigadiere che con l'occhio proprio clinico vede subito il bollino che non mi torna, forse, l'ologramma esatto. che non c'è. Forse per un trascorso proprio nei reparti di anticontraffazione si accorge che la filigrana quello che vuoi potrebbe essere tutto, magari bravissimo a accorgersi di quel dettaglio. Sai, ormai sì, i documenti falsi sono quasi indistinguibili dagli originali. Esatto. Esatto. Non è questo il caso del signor Tang, che per falsificare la sua patente ha ben pensato di
strappare un pezzo di carta dal quaderno, neanche con la forbice, strapparlo proprio con le mani, di quelle quaderni a righe, sì, del terzo elementare, appiccicarci una sua fotina e scriverci con la calligrafia sua: io sono il signor Tang, nome e cognome, dato io. Indirizzo, cioè tutto, ma tutti i dati, tutti precisi, tutto preciso, sì. Lui l'ha messa lì nella custodietta e per lui era posto così. Quando il brigadiere gli ha chiesto: ma signor Tang, scusi, abbia pazienza, questo non è un documento valido, non è patente valida, il signor Tang candidamente ha risposto: ma guardi brigadiere, io la moto la so portare bene. La so portare, devo dire la verità, ero un po' pigro, non avevo voglia di fare la patente. Ho pensato, e qua c'è il genio, che se fossi stato fermato bastava esibire così, esibire la patente. Forse pensavo fosse una roba contactless, sì, fai così. Esibire la patente nella sua custodia originale, sì, per poterla passare liscia. E noi, per un po' per il genio, sì, un po' per l'innocenza, un po' perché fedeli al nome di questa rubrica, un'idiozia di questo livello è merce rara. Beh, è merce rara. E un po' perché è cinese, perché diciamo che abbiamo un debole per i cinesi. Sì. Noi la vogliamo premiare come idiozia noi dell'anno, coroniamo, come eroe dell'anno, esatto, il signor Tang. Eroe dell'anno 2009. Scrivete nei commenti. 2019. Scrivete nei commenti se siete d'accordo, sì, voi tre che seguite questa puntata. Ciaone, buon annissimo, sì, ci rivediamo forse nel 2020, rimaniamo col dubbio. Bravo, perché bravo, è stato il leitmotiv di questa fine lascia anno. Lascia il dubbio, lascia. Ciaone, ciao.